siamo padroni di noi stessi. In altri video ti ho mostrato come il controllo sulle nostre emozioni e sensazioni è abbastanza limitato. Sì, ma uno dice la matematica è sempre la matematica. E la matematica ci aiuta a relazionarci e a gestire correttamente il denaro. Oppure no. In questo video ti offro tre esempi in cui la nostra mente economica cade quasi quotidianamente. Prova a visualizzare questa situazione. Sei in camera tua e tieni in mano quel biglietto per il concerto che ti piace tanto. Per questo biglietto hai speso 50 euro. Lo appoggi sul tavolo mentre ti prepari per uscire. Ma la finestra è aperta. Un colpo di vento e il tuo biglietto scompare nella pioggia. Rispondi velocemente. Spenderesti di nuovo 50 euro per riacquistare il biglietto del concerto? Ora proviamo a rovesciare la situazione. Sei in camera tua e ti stai vestendo per andare ad acquistare il biglietto del concerto che costa 50 euro. Poggi la banconota da 50 euro sul tavolo e mentre ti stai vestendo un colpo di vento la porta via facendola perdere nella pioggia. Sono abbastanza sicuro che a differenza del primo caso tu ti senta più propenso a spendere altri 50 euro per acquistare quel biglietto. La differenza sta proprio qui. Noi percepiamo il biglietto come 50 euro che sono già stati impegnati in qualcosa. Mentre se volano via i 50 euro, si tratta di denaro che virtualmente poteva servire per acquistare una miriade di cose, non necessariamente il solo biglietto. Ecco che nonostante si tratti sempre di 50 euro, non vengono percepiti come gli stessi 50 euro. Prova ora ad immaginarti in questa situazione. Che difficoltà dovresti affrontare se ti dovessi trovare a vivere con una decurtazione delle tue entrate del 20%. Ok, d'accordo, non è uno scenario particolarmente allettante. Proviamo di nuovo a rovesciare la situazione. Come riesci a inquadrare la qualità della tua vita se dovessi vivere con l'80% delle tue entrate? C'è poco da fare. A seconda di come ci vengono fornite le cifre, noi abbiamo la percezione che le cose stiano diversamente. Nel primo caso, veniamo sommersi immediatamente dalla sensazione di privazione. Dall'altra, la possibilità di vivere invece con l'80% delle entrate attuali viene vissuta con molto meno stress. Questo modo di presentare le cifre influisce sul nostro rapportarci con la realtà. Ma come hai notato anche tu, i numeri sono sempre gli stessi. Ed ecco qui l'ultimo. Allora, ti trovi al ristorante. Il cameriere si avvicina e ti offre un vino che ha un bouquet unico, una consistenza ricca, una fragranza pulita e integra, un fruttato maturo. Per non parlare poi della macerazione carbonica che ne esalta le caratteristiche. Ah, che vino strutturato, che perlage. È un dato di fatto che in situazioni come queste siamo disposti a spendere una bella cifra, diciamo 30 euro, per lo stesso vino che abbiamo visto sullo scaffale in enoteca a 15. Facciamo questo perché ci troviamo al ristorante e perché siamo stati convinti dall'eloquio del cameriere. In qualche maniera l'ambiente, come il ristorante, il rito della cena fuori e le parole del cameriere ci fanno perdere la lucidità riguardo le percentuali, al di là del ragionevole guadagno del ristoratore, intendo. Da questi tre esempi possiamo trarre una conclusione, che è quasi un consiglio. Prima di fare qualche acquisto, è meglio tener conto che la nostra mente economica riguardo al denaro non è poi così tanto affidabile. Se il video ti è piaciuto, condividilo. Mi aiuterai a far crescere questo canale. Se non sei ancora iscritta o iscritto, considera la possibilità di farlo. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione. Magari con un po' di ritardo,
ma rispondo a tutti i commenti. Quindi, se ti va, il tuo commento è il benvenuto.